Ok, buonasera a tutti, benvenuti alla Scuola Normale, buonasera anche a chi ci segue su streaming, che visto il meteo così poco felice è possibile che siano più di quelli in sala. E, oggi siamo qui per una conferenza VIS, il nostro speaker di oggi è Piero Rosati dell'Università di Ferrara. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS che fa, diciamo, la divulgazione scientifica della Scuola Normale e che ha l'obiettivo di far sapere non solo che tipo di ricerca si svolge qui alla scuola, ma anche in cosa consiste essere ricercatore, perché essere ricercatore in aree diverse, in aree di studio diverse, è un'esperienza completamente differente. VIS ha molte attività che potete trovare sulla pagina web vis.sns.it, alcune sono rivolte al pubblico generale, altre sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ne cito una, visto che c'è una scadenza imminente. VIS e la Scuola Normale quest'anno sponsorizzano il Wiki Science Competition, che è il più grande concorso di fotografia scientifica al mondo. Quindi ecco, invito tutti coloro che si occupano in qualche modo di scienza a partecipare. Ci sarà poi, c'è un concorso internazionale, c'è anche invece il concorso nazionale, quindi i vincitori della sezione italiana verranno poi premiati qui alla Scuola Normale, ci saranno dei premi in denaro per i primi classificati. E la scadenza per la presentazione delle immagini scientifiche è il 15 dicembre. Oggi l'attività di oggi è appunto una delle conferenze che fa parte della serie intitolata Vi racconto la scoperta che mi ha cambiato la vita. Il format è un po' particolare, noi chiediamo ai nostri speaker non solo di raccontare una loro scoperta scientifica, ma anche un po' di esperienza personale, cosa vuol dire fare appunto ricerca in quel particolare campo di studi. Oggi sapremo cosa vuol dire fare ricerca nel campo delle lenti gravitazionali. Lascio la parola per presentare il nostro speaker di oggi al professor Andrea Ferrara. Buonasera a tutti, è un piacere, è veramente un onore per me poter presentarvi il professor Piero Rosati. Io ho conosciuto Piero molti anni fa quando eravamo per la prima volta insieme a Space Telescope, quindi a Baltimora negli Stati Uniti, dove eravamo entrambi dei giovani postdoc, come si dice, avevamo appena terminato il nostro dottorato di ricerca e ci avventuravamo nella ricerca, quindi eravamo insieme in questo istituto che era in quel momento ribolliva di entusiasmo, perché era l'Hubble Space Telescope, era appena stato lanciato, quindi ci arrivavano questi dati bellissimi, e Piero, che era ancora più di me, che sono un teorico associato a questo tipo di attività, era veramente sull'onda, sulla cresta dell'onda, cavalcava questi dati bellissimi, e a quel tempo il nostro direttore era un signore, uno scienziato che si chiama Riccardo Giacconi, che di lì a poco diventò un premio Nobel, e Piero è sempre stato associato nella sua attività fin dall'inizio in modo particolare a Riccardo Giacconi, che è stato uno dei fondatori dell'astrofisica dei raggi X. E Piero a quel tempo lavorava giustamente su questo tipo di scienza e non solo, e insieme, o più o meno contemporaneamente, Piero e Riccardo Giacconi si mossero da Baltimora per andare all'ESO, all'European Southern Observatory di Monaco, dove continuarono la loro collaborazione. Riccardo Giacconi divenne il direttore di ESO a quel tempo, e poi Piero ha continuato a rimanere all'ESO, quindi a Monaco, iniziando a lavorare in maniera molto consistente sulle lenti gravitazionali, questo fenomeno che è stato predetto da Einstein nella sua teoria della relatività generale, è confermato e oggi usato in maniera rutinaria per fare le osservazioni più di punta. In tutto questo tempo Piero ha sempre avuto la capacità
che gli invidio moltissimo, di essere pronto ad usare gli strumenti più avanzati che erano a disposizione dei più grossi telescopi, sia da terra che spaziali, e che ovviamente gli hanno permesso di raccogliere dei dati bellissimi, di cui sono certo che oggi ci parlerà. Dovete ricordare che ottenere tempo di osservazione su questi grandi telescopi è veramente molto difficile, perché ho fatto prima un conto che diciamo un'ora di osservazione dal telescopio spaziale futuro che sostituirà Hubble, che si chiamerà James Webb Space Telescope, un'ora di osservazione costerà circa $180,000. Quindi voi immaginate che riuscire a ottenere tempo di osservazione su questi telescopi è una cosa estremamente competitiva, perché soltanto i migliori progetti possono venire, possono portare un esperimento realmente condotto dal telescopio. Piero è sempre stato capace di ottenere questi tempi di osservazioni e ha prodotto quindi della scienza molto importante. E ultimamente, negli ultimi 5 anni, siamo contenti che sia ritornato in Italia, ora è basato all'Università di Ferrara, e quindi siamo contenti e onorati di poterlo ospitare oggi qui a Vis. Piero. Grazie per questa generosa introduzione, sicuramente per me è un gran onore essere qui, soprattutto è molto suggestivo ovviamente stare in questa stanza. Quindi cercherò di fare il mio meglio per trasferirmi l'entusiasmo che mi ha portato fino a qua. Allora, esplorando l'universo, non c'è dubbio che c'è un prima e un dopo nella storia dell'umanità, dell'esplorazione dell'universo, e la linea di demarcazione è quella, il giorno in cui Galileo, come sappiamo, ha preso questo strumento, che allora era un cannocchiale abbastanza rudimentale, con delle aberrazioni, eccetera, ma era comunque un telescopio, anche se piccolo, e l'ha puntato al cielo. E sappiamo che questo portò tante grandi scoperte, a conferme, chiaramente eravamo nel 1600, ma una cosa che ritengo molto importante è quando a un certo punto l'ha puntato, a parte le osservazioni del Sistema Solare, quando l'ha puntato verso la Via Lattea. Quando l'ha puntato verso la Via Lattea, come spiega qui, utilizzerò questo senza cercare di distruggere il monitor, come spiega qui, dice, il momento in cui la portata della galassia era tutto chiaro, cioè anni, secoli di discussioni tipo filosofico, scientifico, su cosa fosse questa macchia gelatinosa, questa banda nel cielo, era ormai chiaro, era semplicemente l'insieme di moltitudini di stelle, okay, che erano semplicemente, prima non si riuscivano a risolvere. Okay? E poi è importante anche quello che dice dopo, cioè che questa è l'introduzione dello Nuncius, ovviamente, che dice che cose più mirabili, forse da me e da altri, si scopriranno in futuro con l'aiuto di questo strumento. Okay? E effettivamente così è stato. Questo strumento, e vedremo che a un certo punto la natura ci ha dato anche una mano, insieme ad Einstein, questo strumento ha portato a tutte le rivoluzioni, la rivoluzione sulla comprensione dell'universo che cercherò di descrivere in 50 minuti o poco di più. Quindi effettivamente dopo c'è stato un aumento quasi esponenziale della capacità di collezionare, di osservare l'universo con questi telescopi. Questi telescopi sono diventati sempre più grandi, al telescopio rifrattore a lenti di Galileo, poi si associò i telescopi che poi sono quelli che si utilizzano oggi, semplicemente perché sono molto più semplici, efficienti, tutto da usare, che sono quelli a specchio e riflessione. Newton in realtà introdusse il telescopio a specchio e poi via via, nel corso del Settecento, ci fu un tipico attività di catalogizzazione degli oggetti astronomici, cioè pian piano che venivano scoperte soprattutto diversi ammassi di stelle o delle nebulose che magari a volte sembravano appunto non risolte in stelle, erano semplicemente quelle che erano chiamate nebule, e queste furono collezionate in cataloghi molto famosi, quello di Herschel, quello di Messier, eccetera, e questo si moltiplicò. Ovviamente a quel punto era solo un problema di cercare di catalogare, di contare questo tipo di oggetti, e non si capiva bene cosa fossero. Poi un altro importante momento è quello in California. L'astronomia oggi non è più così. Grazie all'ESO siamo riusciti a
a ribattere, a fare buona competizione con gli americani, ma l'astronomia negli anni 20, 30 e anche fino agli anni 50 si faceva in California. E in California ci fu questo telescopio, 100 pollici, che fu, come dirò fra un attimo, molto importante. E poi così via, fino all'esplosione di tutti i telescopi da 8-10 metri di oggi, fino all'Hubble Space Telescope, e fino, c'è da dire, a questa schiera, a questa batteria di satelliti, che adesso sono in orbita e hanno aperto quella che si chiama l'astronomia multifrequenza, cioè ormai in questi tempi non si osserva più nell'ottico, ma si osserva proprio per capire la fisica dei processi di emissione, per anche cercare di scoprire via via sempre più nuovi sorgenti, si osserva su tutta la banda elettromagnetica, dalle onde radio, su che per il quale si osserva da Terra, e poi su fino ai raggi X e gamma, e per molte di queste bande, nell'infrarosso, negli assi X e gamma, bisogna andare nello spazio, perché altrimenti l'atmosfera non ci permette di osservare. Ma diciamo, qual era una domanda? C'erano un paio di domande che chiaramente hanno pervaso un po' la storia dell'umanità. Una era quella che ha dominato anche il periodo ellenico, per cui si cercava di capire di cosa è fatto l'universo. Diciamo, nel IV secolo avanti Cristo, l'universo di cosa era fatto? Diciamo, si cercava di trovare gli elementi comuni, piccoli comuni che messi insieme potessero produrre tutto l'osservabile. A quel punto era solo l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, no? Chiaramente per molti anni non è che si è fatto molto progresso. Poi nel fine del Settecento, nell'Ottocento, diciamo fine dell'Ottocento e poi nel Novecento, pian piano che si cominciava a scoprire la struttura dell'atomo, tutto divenne abbastanza chiaro, almeno si pensava che fosse abbastanza chiaro. Quindi se uno dicesse 30 anni fa avesse fatto la domanda, ok, di che cosa si è fatto l'universo? La risposta sarebbe stata 30 anni fa, non 100 anni fa, sarebbe stata abbastanza chiara. L'universo è fatto di queste cose qui, quello che tutto sta nella tabella periodica degli elementi. Non solo, ma abbiamo capito che questi atomi, in realtà, gli elementi più piccoli, non sono altro che diciamo i nuclei di questi atomi, che sono fatti di protoni e di neutroni, poi ci sono gli elettroni, la cui combinazione produce tutte le proprietà chimiche che conosciamo. C'è una meccanica quantistica, una teoria che spiega benissimo come si produce questa tabella. Poi ovviamente c'è stata i grandi progressi della fisica subnucleare, che ci hanno fatto capire che neutroni e protoni sono fatti di quark. Ma la cosa che è essenziale è che se uno avesse chiesto di tagliare di cosa è fatto l'universo, è protoni, neutroni, elettroni e poche altre particelle tipo neutrini, per esempio. Se uno chiedesse, facesse la stessa domanda oggi e fare capire il salto fatto in 30 anni, direbbe no, questa roba qui è una cosa quasi ininfluente. Cioè se uno utilizza l'universo come laboratorio, perché quello è il punto, finché uno utilizza la Terra come laboratorio, è chiaro che il tipo di fisica e anche il tipo di scoperte che uno può fare sono necessariamente limitate, perché sulla Terra ci sono delle condizioni fisiche di pressione, temperatura, densità, quello che è, ma anche proprio le dimensioni stesse che possiamo esplorare, che sono limitate. Nel momento in cui uno utilizza l'intero universo come laboratorio, un sacco di sorprese sono venute fuori, e queste sorprese, una di queste sorprese, forse quella più importante, è quella, certo, che questa, che in realtà è solo il 4% di questa roba qua, il resto è qualcosa che ancora dobbiamo comprendere. Ora, l'altra grande domanda è, ok, ma quanto è grande l'universo? E qui è abbastanza, io trovo sempre abbastanza sorprendente ricordare che neanche 100 anni fa, nel 1920, si stava ancora dibattendo cosa fossero queste cose che vediamo, no? Abbiamo visto queste galassie. Perché queste nebule, non era ben chiaro se fossero degli oggetti extragalattici, cioè facessero parte, se fossero fuori dalla nostra galassia, o piuttosto se fossero parte della nostra galassia. La nostra galassia, a quel punto, si aveva una buona idea di come era fatta e di quanto fosse grande. Era qualche decina di migliaia di anni luce, ok? Però questo importante dibattito del 20, storicamente famoso, in cui c'erano Curtis e Shapley, che discutevano, ognuno aveva la sua ragione e il suo torto. Curtis aveva capito che questi oggetti erano di natura extragalattica, ma si insisteva che il Sole fosse al centro della galassia, invece Shapley aveva capito che noi stavamo fuori rispetto al centro della galassia, eravamo in una zona periferica, però si ostinava a pensare che fossero parte che queste nebule fossero parte della nostra galassia. E poi chiaramente dal punto di vista osservativo, Hubble raccolse i risultati di molte altre persone
e lì in qualche modo aprì l'era dell'astronomia stragalattica. Questo avvenne grazie a quel telescopio che vi dicevo che sta in California, perché si cominciarono a fare queste osservazioni spettroscopiche, cioè anche prima, insomma qui erano fatte molto meglio, nel senso che la luce di queste galassie, di queste le stelle anche, uno viene dispersa, come sapete uno spettro non fa altro che disperdere la luce, scomporla nelle varie componenti, nell'ottico si va dal blu al rosso, e questi spettri hanno dentro delle linee, è una specie di codice a barre quello dei supermercati, no? Ci sono delle righe, okay, che in realtà sono delle righe di transizione atomica dell'idrogeno e tutti gli altri elementi che uno può utilizzare, a parte per capire di cosa sono fatti questi oggetti, ma soprattutto utilizzare l'effetto Doppler, okay? Lo stesso effetto che sentiamo quando c'è la tua ambulanza che arriva e che aumenta la frequenza della sirena, poi quando si allontana si diminuisce la frequenza. Ebbene, lo stesso effetto può essere utilizzato per misurare la velocità di allontanamento o di avvicinamento di queste galassie. E Hubble scoprì che la velocità era proporzionale alla distanza di queste galassie, che era stata determinata indipendentemente con altri metodi. Ok? E qui era abbastanza ovvio a quel punto. L'universo doveva essere in espansione. Se c'è questa relazione di distanza, uno ci pensa un attimo, se un oggetto due volte più distante ha una velocità doppia, vuol dire che l'universo è un'espansione. La costante di proporzionalità è quella che poi è diventata la costante di Hubble, che ancora oggi è uno dei grandi traguardi della astrofisica moderna, e a quel punto era chiaro che la velocità, questa costante di Hubble, è anche quella che determina l'età dell'universo, perché se l'universo è un'espansione, prima o poi doveva essere in una condizione molto diversa, doveva essere estremamente piccola, e quindi in realtà uno sull'inverso della costante di Hubble è una buona stima dell'età dell'universo. Ora, se uno dovesse fare un viaggio, tanto per capire, così mettere un po' le cose per capire quali sono le scale, quindi oggi sappiamo che la galassia è grande 100.000 anni luce, noi siamo 25.000 anni luce dal centro, ripeto, è sempre facile dire queste parole, però dare questi numeri, però uno si deve ricordare che un anno luce sono 10.000 miliardi di chilometri, ok? Quindi uno arriva a Plutone, sono 15 miliardi di chilometri, e dopodiché ne deve fare altri 10.000 meno 15, che fa sempre 10.000. Quindi capite bene di che cosa stiamo parlando. Comunque, se uno dovesse fare un viaggio, quindi partendo da alzandosi sul piano galattico, partendo da questa nebulosa del granchio che sta a 6.000 anni luce di distanza, se ci allontanassimo dal piano galattico in un viaggio, vedremo la nostra galassia ovviamente allontanandosi, certo fra poco vedrete che ci sono le nubi di Magellano che stanno a 150-200.000 anni luce, qui siamo già a centinaia di migliaia di anni luce di distanza, ci allontaniamo sempre di più, e quando arriviamo intorno a 1.000.000 di anni luce, la galassia di Andromeda, un'altra galassia M32 molto importante, molto famosa, entrano nel campo di vista, e poi possiamo continuare ad allontanarci, ok? E allontanarsi si fa andare da milioni a decine di milioni di anni luce. E qui, se andiamo a qualche decina di milioni di anni luce, andiamo nel punto, nella direzione giusta ovviamente, allora quello che entra dentro il campo di vista è il primo ammasso di galassie, l'ammasso di galassie più vicino che abbiamo intorno a noi. Parleremo molto di più di ammassi di galassie fra poco, ma cos'è un ammasso? È semplicemente un agglomerato, una sovradensità di galassie rispetto a quella media, perché le galassie nell'universo appunto non sono distribuite uniformemente, ma sono aggregate in centri di aggregazione più o meno grandi, e questo è quello che è l'ammasso della Vergine. Okay? E questo qui sta a 50 milioni di anni luce, ma dopo aver fatto tutta questa strada ancora ci servono 200-300 milioni, l'universo in realtà è 200-300 volte più grande di questo. Quindi quello che io ritrovo abbastanza stupefacente è che negli ultimi 100 anni abbiamo capito che l'universo è 1.000.000 di volte più grande di quello che pensavamo, solo 90 anni fa. Okay? Ma come si è arrivato a tutto questo? Cioè, perché non è che si è arrivato a tutto questo semplicemente con le osservazioni, non sarebbe stato abbastanza. Quella è, al solito le osservazioni devono essere inserite all'interno di una teoria, di una giusta teoria, per essere interpretate correttamente. In questo caso la teoria inevitabilmente è una teoria che fa la gravità, perché è la gravità che guida tutto, la gravità che governa l'aggregazione delle strutture, la nascita della nostra stessa galassia e così via. E quindi diciamo quello che ci è voluto, anche perché poi ricordiamoci che dobbiamo anche misurare le distanze, dobbiamo misurare gli intervalli di tempo,
Insomma, ci serve una teoria sotto che interpreti tutto questo in maniera coerente. E qui che Einstein, poco più di 100 anni fa, in realtà pochi giorni fa ci fu l'ultimo paper, l'ultimo articolo di Einstein sulla relatività generale, ma che si fondava su questa altra grande rivoluzione della fisica che era avvenuta nel 1905 con la teoria della relatività ristretta. Quello che aveva fatto, lui aveva scardinato il concetto assoluto di tempo e spazio di Newton, che a quel punto il tempo diventa personale. Cioè, se uno va a studiare sistemi, diciamo, osservatori che si muovono in modo relativo uniforme uno rispetto all'altro, non è più come avrebbe detto Newton: io ho un orologio, lo sincronizzo, lo metto qua, ci sincronizzano gli orologi, poi ognuno se ne va per la sua strada, si ritorna e tutto rimane come prima. No, il tempo, ognuno si portava dietro il proprio orologio e le cose, la simultaneità per esempio non è più un concetto assoluto, lo spazio-tempo sono necessariamente legati in direzione tecnica. Perché? Perché in fondo, siccome la velocità della luce, che è il cardine della relatività ristretta, la velocità della luce deve rimanere costante, universale, indipendentemente dai moti relativi uno rispetto all'altro, è l'unico modo per tenere questa velocità, in fondo la velocità cos'è? Lo spazio diviso il tempo, quindi bisognava in qualche modo rendere flessibili e connessi lo spazio e il tempo. L'anno dopo, l'altra grande rivoluzione, E uguale a mc quadro, questa l'hanno sicuramente vista tutti, cioè un corpo a riposo, la sua massa in realtà è proporzionale al contenuto energetico, o meglio, ha un contenuto energetico è proporzionale alla massa a riposo di questo corpo. Questo vedremo, è una cosa importante, perché a questo punto quando parlo di massa è come dire massa, energia, o energia, massa, è la stessa cosa. E a quel punto ci fu l'età generale. L'età generale, lui ebbe la grande intuizione che la gravità era la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Che significa? Questo si legge su tutti i libri, su tutte le... Ma che significa? Cioè, cerchiamo di capire come arrivò a questo, perché ci si riesce a capire, o meglio, si riesce a capire bene gli esperimenti pensati che ha fatto lui, poi le conclusioni che ha tirato fuori lui ovviamente non riusciamo a capirle, sennò sarebbe troppo facile. Ebbene, prima di arrivare alle equazioni, quindi con zero matematica, prima di arrivare alle equazioni che brevemente descriverò, ma insomma che sono molto più complesse, Einstein dedusse, in qualche modo scovò il segreto della gravità da dei semplici esperimenti pensati. Cioè lui disse, vabbè, ebbe questa fulminazione nel 1907, lui lo racconta lui stesso, dice, stavo nel mio ufficio di Berna, l'ufficio Brevetti, dove probabilmente c'era un sacco di tempo libero per pensare a tutte queste cose, e ebbe il pensiero più brillante della mia vita. Cos'è? Quello lui pensò a un certo punto, ma cosa succede se cado dal tetto? Poi dopo raffinò questi esperimenti pensati, e lui pensava spesso di stare dentro una scatola che cadeva dentro un campo gravitazionale, ma fondamentalmente dice, cosa succede? Dice, cavolo, quello che succede è che la gravità non la sento. Se io cado, d'altra parte, come aveva detto Galileo, tutte le masse cadono con la stessa accelerazione, infatti Einstein aveva una grande devozione per Galileo, se tutte le masse, indipendentemente dalla composizione della massa stessa, cadono con la stessa accelerazione, io se cado non sento niente. Infatti questo è quello che succede, no? Le persone che si allenano a fare gli astronauti vanno nei 747, vanno giù in picchiata per 10, 15, 20 secondi e in quel piccolo periodo, in caduta libera, sperimentano l'assenza di gravità, tra virgolette. Anzi, non tra virgolette, letteralmente. Okay? Non si fluttuano e non sentono più la gravità. Dice, vabbè, questo è anche chiaro, però io sto qua, per esempio. Io sto qua, sento la gravità. Sì, senti la gravità, è vero, ma chi ti dice, anzi, che tu invece stai, soprattutto in questa stanza, no? È tutto chiuso, non vedo niente fuori, chi ti dice che io sto qui sulla Terra, attratto dalla Terra, ma piuttosto potrei stare in una grande astronave, accelerato, con l'accelerazione giusta, quella dell'accelerazione di gravità, stare così in mezzo all'universo, accelerato, e non potrò mai dire se effettivamente sto sulla Terra in un campo di gravitazione, o sto piuttosto in un sistema accelerato. Cioè lui in qualche modo capì che c'era questa equivalenza tra sistemi accelerati e gravità. Ma il fatto che io potevo annullare la gravità, cioè in qualche modo ingannarla, fu una cosa veramente rivoluzionaria, perché lui disse, vabbè, ma se io riesco a annullare la gravità semplicemente cadendo liberamente in un campo gravitazionale, non riuscendo a capire in che situazione sono, la gravità non può essere una forza che io sento a distanza, trasmessa istantaneamente, non può essere, perché io lo annullo. Quindi cosa può essere? Deve essere una cosa che ha a che fare con delle proprietà intrinseche dello spazio, della scena in cui tutto questo si sta svolgendo. Quindi cosa c'è di più
intrinseco, di più intimo della forma dello spazio-tempo. E effettivamente così fu. Cioè lui dice, allora la gravità è semplicemente, non esiste, o meglio, esiste nel senso che noi la sentiamo perché le masse, le grandi masse, deformano, plasmano lo spazio e il tempo, perché ricordate, la gravità ristretta sono stati insieme, e a quel punto è solo quello che fanno le masse, non fanno altro che seguire. Se lo spazio non è curvo, lo spazio è piatto, le traiettorie sono di rettilinee, giusto? Uno va dritto per dritto. Se lo spazio è curvo, qual è la cosa migliore che posso fare se non posso andare dritto per dritto? Prendere le traiettorie per cui io arrivo da un punto all'altro col minimo tempo possibile, ok? Quelle che si chiamano geodetiche. Quindi queste erano le traiettorie dei corpi che seguivano la curvatura dello spazio e questa è la gravità. Sembra una banalità, ma vediamo che questo porta a delle conseguenze rivoluzionarie. Ora, in realtà, lui prima, adesso vedremo, in realtà poi lui ci mise 7-8 anni a trasformare questa idea fondamentale, iniziale, in equazioni matematiche, che sono abbastanza complesse, dovete imparare un sacco di cose, geometria differenziale, capire gli spazi riemanniani non euclidei, e si fece aiutare da matematici importanti, matematici dell'epoca, come Marcel Grossman, per esempio, e arrivò a questa equazione, che adesso non descriverò, ovviamente, ma insomma, che in realtà sono 10 equazioni, a destra e a sinistra sono delle matrici, in modo che uno scrive elegantemente 10 cose, 10 equazioni, però fondamentalmente dicono che a sinistra sono delle funzioni che descrivono la geometria dello spazio-tempo, cioè come lo spazio-tempo è incurvato, e a destra c'è quello che lo incurva, quello che determina quella geometria. E poi ci sono delle costanti fondamentali. Queste equazioni, ovviamente, devono rispettare tutta una serie di proprietà, in particolare dovevano ritornare alle equazioni di Newton nel caso in cui le velocità sono basse, il campo gravitazionale è basso, perché quella lì comunque rimaneva, la meccanica newtoniana era stata di grande successo per anni e anni e anni. Ok, ma prima di arrivare a queste equazioni, che in realtà sono estremamente complesse, si possono risolvere solo in casi molto semplici in cui tutto è simmetrico, ci sono delle grandi semplificazioni, diciamo, per cui altrimenti è molto complicato. E prima di arrivare a quello, lui dedusse da quegli esperimenti pensati di cui parlavo prima, senza matematica, con formulette, dedusse già le prime due grandi conseguenze. Uno è che anche la luce, lo spazio è incurvato, quindi anche la luce deve seguire delle traiettorie curve. E infatti lui questo, nel 1911, scrisse questo articolo, pochi ci credevano, lui chiese alla fine dell'articolo, dice, io invito gli astronomi a pensare come poter fare. Era chiaro che uno dei modi per poter verificare questo era andare a vedere gli eclissi solari, perché negli eclissi solari c'è il sole di mezzo, posso vedere le stelle, ok? A quel punto già era chiaro che un esperimento che si poteva fare era andare a confrontare la posizione delle stelle, così quando non c'è il sole, andare a vedere le stesse stelle quando c'è il sole di mezzo durante un'eclisse. Lui addirittura scrisse una lettera al direttore di Mount Wilson, a me Einstein non era un grandissimo astronomo, mettiamola così, e scrisse una lettera e dice, ma si può, potrei utilizzare il telescopio di Mount Wilson per andare a osservare il sole e vedere, lui non se ne parla neanche, gli disse, però letteralmente. E a quel punto bisognava aspettare l'eclisse, come descriverò, l'eclisse del 1919, con l'esperimento di Eddington. Però, attenzione, ripeto, è lo spazio-tempo che è incurvato, quindi anche il tempo è incurvato. Il tempo distorto che vuol dire? Il tempo distorto vuol dire che rallenta o accelera a seconda di dove mi trovo nel campo gravitazionale. E quindi lui con un altro esperimento pensato disse, ma se io sparo un raggio, non disse un raggio laser perché non c'era il laser allora, ma se io raggio un raggio di luce verso l'alto, partendo dalla Terra, andando fuori dal campo gravitazionale, la luce deve perdere energia, così come fa un sasso, no? Quando pian piano perde energia diminuisce la velocità, però la luce deve andare sempre alla stessa velocità, quindi per perdere energia, siccome l'energia della luce è c, la velocità della luce, diviso la lunghezza d'onda, per perdere energia il fotone non poteva che aumentare la sua lunghezza d'onda, cioè diventare arrossarsi per via della salita nel campo gravitazionale. Questo come esattamente la stessa cosa, come conseguenza vuol dire che il tempo scorre più lentamente qui sulla Terra, per esempio, che su a 10-20 mila chilometri di distanza, letteralmente. Vuol dire, com'è possibile? Adesso ne parliamo un attimo, però è importante, è carino anche vedere come queste idee rivoluzionarie dello spazio-tempo cominciarono a influenzare anche gli altri artisti negli anni 30, in particolare
Molti pensano che il surrealismo di Dalì, no, i famosi orologi squagliati appesi agli alberi, eccetera, era effettivamente stato influenzato dal fatto che il tempo a quel punto non era più ancorato, non era più assoluto, ma si liquefaceva come conseguenza delle teorie di Einstein. Okay? E, un attimino, come, ecco, dicevo, a questo punto non ci potrò più tornare, uno dice, ma cosa è possibile che gli orologi... Sì, è così è. Ora, Einstein non ha potuto vedere la verifica sperimentale di questo, perché è morto prima, nel 1955, prima in cui fossero scoperti gli orologi atomici. Con gli orologi atomici, sapete, io riesco a fare delle misure accuratissime di tempo, di intervalli di tempo. Di questi tempi, gli orologi atomici perdono un secondo in 100 milioni di anni. Okay? Anche, ma qui basta e avanza, anche se ne perde uno in 1000 anni, per dire. Perché, per esempio, questo effetto qui sta letteralmente nei nostri GPS. Okay? Se voi, come funziona il GPS, più o meno lo sapete, ci sono questi satelliti. Il satellite, quando ci manda, ognuno manda una sua frequenza, quindi il telefono sa, il GPS sa quale satellite è, il GPS manda l'informazione del tempo in cui ha lanciato il segnale radio, lui vede qual è il tempo d'arrivo, uno lo fa su due o almeno tre di questi satelliti, fa una triangolazione e gli intervalli di tempo si trasformano in lunghezze e uno, facendo la triangolazione, riesce a capire dove sta. Sì, però se uno fa il conto, anche se sembra così piccolo questo effetto, il conto, sapendo che i satelliti GPS stanno a 20.000 km di distanza, in orbita a 20.000 km, ok? Allora, 20.000 km, se uno fa il conto, il ritardo per l'effetto, questo effetto di realtà generale, è di 40 microsecondi, cioè, ma 40 microsecondi che sarà, quindi è un milionesimo di secondo, ma sì, però 40 microsecondi alla velocità della luce sono 10 km. Quindi se uno non tenesse conto di questo effetto, letteralmente uno prenderebbe le posizioni sbagliate di 10 km. Okay? E questo sta dentro l'hardware di bordo dei telescopi, praticamente quello dei satelliti, praticamente il tempo di clock di questi orologi atomici che sta sui satelliti del GPS, la frequenza è stata cambiata di un niente per compensare questi 40 microsecondi. Quindi roba veramente che ormai fa parte con le nostre tecnologie della vita quotidiana. Ok, allora vediamo come dalla deflessione della luce, quindi dall'idea che la luce è incurvata, come si è arrivato all'idea della lente gravitazionale. Non ci è voluto molto, diciamo. E infatti Einstein si è riscoperto, guardando i suoi scritti, nel 1912 l'aveva scritto, cioè aveva detto che sotto certe condizioni geometriche la luce poteva essere in qualche modo convogliata e poteva amplificare un oggetto, una sorgente che fosse posizionata dietro questa lente. Però in realtà lui lo considerò, vediamo che anche dopo l'ha sempre pensata una cosa puramente accademica, una cosa che non aveva nessun valore. E, in ogni caso, prima di quello ci fu la verifica della deviazione della luce da parte del Sole con l'eclisse del 1915, ok? 1916 o meglio, 1915. Era stato l'ultimo articolo della realtà generale, era finita la seconda guerra mondiale, avevano già provato un'altra volta a fare una spedizione del genere, ma gli scienziati erano stati arrestati perché nel 1915 erano andati sul fronte russo, l'avevano internati, però la predizione era molto chiara, ci doveva essere le stelle, una volta se uno le andasse a vedere vicino al lembo solare, le stelle devono essere spostate di 1.7 secondi d'arco. Un secondo d'arco, sapete, è semplicemente 1 su 3600 volte il grado, ok? La 3600esima parte del grado. Come dire, un euro a un chilometro di distanza. Ma è una cosa che con un piccolo telescopio non ci vuole niente a vederlo. E Eddington fece la famosa spedizione e quando effettivamente verificò che tutte le stelle vicino al Sole erano in qualche modo spinte verso l'esterno, esattamente di questa quantità, Einstein andò su tutti i giornali, sulla prima pagina del New York Times, e da quel giorno divenne veramente un personaggio pubblico, okay? Nel senso che a quel punto è qui, infatti dice tutte le luci sono tutte distorte, però non bisogna preoccuparci, gli scienziati dicono di stare tranquilli, eccetera. Nel 1936 Einstein pubblica finalmente un articolo che in qualche modo spiega che sotto certe condizioni geometriche si poteva avere
un effetto di lente gravitazionale. Lui lo fece in realtà, come dice nella lettera all'editore che è stata ritrovata di questo articolo su Science, dice: guarda, c'è questo tipo, Rudy Mandel, se uno legge, è interessante, questo Rudy Mandel era un ingegnere, anche lui era ebreo, era scappato dalla Germania, quindi chiaramente c'era anche un minimo di empatia tra i due, e questo qui lo andava a trovare, no? Spesso andava a trovare nella sua casa a Princeton, e diceva di questa sua idea che la luce poteva, è una idea un po' strana, pensava addirittura che l'effetto di lente gravitazionale potesse aver portato all'estinzione di massa sulla Terra, però diciamo, insisteva che chiedeva ad Einstein di fare il conto, perché lo riteneva una cosa interessante. Nella lettera all'editor lui diceva, su spinta, dice, questo articolo non penso che sia molto importante, ma farà contento il povero uomo, ok? E lui scrisse questo articolo. Ora, questo articolo lui dismise in qualche modo l'importanza, quindi questo articolo dice, sotto certe condizioni una sorgente che sta dietro una massa può formare un anello di luce. Dice, però, in ogni caso, non c'è speranza di vedere questo fenomeno direttamente. Prima, dice, proprio non capiterà mai che questa sorgente capita proprio perfettamente dietro la mia lente, la mia stella, che lui pensa solo alle stelle in questo caso. Secondo, l'angolo di deflessione non è più un secondo d'arco nel caso del Sole, ma è un millesimo di secondo d'arco. Proprio non c'è speranza. Quindi prendetelo così. Però c'era qualcun altro che conosceva molto più astronomia, questo è Fritz Zwicky, che in realtà è un altro visionario che non ha preso il Nobel Prize, avrebbe dovuto prendere per le rivoluzioni che ha portato in tanti campi dell'astrofisica. E lui in un articolo nel gennaio dell'anno dopo, con una lucidità incredibile, disse: no, un attimo, qui perché Einstein ha pensato solo alle stelle come lenti, ma se invece sono le nebule, sono queste galassie, beh, in quel caso, sapendo più o meno qual è la massa di queste galassie, più o meno sapendo che stiamo parlando ora di distanze cosmologiche in mezzo, beh, allora succederanno tre cose. L'effetto di lente gravitazionale in futuro sarà osservato con certezza, proprio dice così, letteralmente. Due, lui era uno, d'altro essere noto per essere un po' arrogante in un certo senso, però non è che ne ha prese pochissime di cantonate. E poi dice: non solo, ma questo effetto potrà essere utilizzato per misurare la massa di queste lenti. Non c'è che lui, qualche anno prima, aveva scoperto la presenza della materia oscura, ok? Anche se nessuno poi se ne è accorto fino agli anni 70, semplicemente perché andando a osservare uno di questi ammassi di galassie, andando a vedere come si muovevano le galassie, queste galassie si muovevano troppo velocemente per la massa luminosa che apparteneva a questo ammasso, no? Perché più è alta la velocità e più deve essere grande la massa, per la semplice meccanica newtoniana. Quindi c'era questa strana, questo strano mismatch, e lui dice infatti quel risultato che ho ottenuto io, un giorno potrà essere, con questo effetto qui, si potrà verificare che sia veramente vero. Ma poi un'altra fulminante idea fu quella che dice, questo effetto potrà essere utilizzato per andare a scoprire galassie distanti. Ora, questa cosa qui è stata detta nel 30, io sfido chiunque, che poi non è successo niente, fino agli anni 80, 70 non è successo nulla. Ok? Quindi nel 70 la prima osservazione, viene osservato questo quasar, questi oggetti molto luminosi nell'universo che sono alimentati, sono così luminosi perché c'è un buco nero supermassiccio al centro che cresce massa e converte questa energia gravitazionale in energia radiante. Ebbene, fu osservato questo stranissimo quasar doppio, c'era un oggetto che era esattamente identico, con al centro, in realtà non si capiva bene, questo fu subito, si capì che questo poteva essere il primo esempio di uno sdoppiamento gravitazionale. Poi, nell'87, ormai siamo quasi arrivati nell'87, dal telescopio dell'ESO, in realtà questo è il CFT francese, poi le osservazioni spettroscopiche sono state fatte dal telescopio dell'ESO, dove ho fatto le mie prime osservazioni, e qui c'era questo strano, questo ammasso di galassie, che al centro aveva questa strana, questo arco che non si capiva, dice, ma questa forse è una galassia che casca dentro, c'è un effetto mareale, gli strappa via tutto il materiale. In realtà, se uno guarda l'immagine di oggi, capisce benissimo che qui le cose sono buone. Questo vi dà anche un'idea dell'incredibile progresso tecnologico che c'è stato. Okay? E negli anni 90 a quel punto si moltiplicarono le applicazioni di queste lenti gravitazionali e si capì che le migliori lenti, le lenti più potenti nell'universo, sono proprio gli ammassi di galassie. Okay?
Quindi, però prima di adesso descrivere tutto, devo un attimino ritornare indietro, perché vi ho detto, tutto questo serve a capire come è fatto l'universo. Quindi, e vi devo anche dire come, cosa ci dice la realtà generale sull'universo come in tutto, ok? Perché al solito l'espansione dell'universo, qualsiasi cosa trovo su scala cosmologica, se non ho una teoria sotto che mi dice come interpretarla, non ci faccio nulla, ok? E la realtà generale è incredibile, ma prevede anche l'espansione dell'universo e anche lo stesso Big Bang, quindi. Einstein non se n'era mai accorto, o meglio, se n'era accorto, ma aveva un pregiudizio, cioè l'universo deve essere statico. Negli anni 20 lui c'era questa idea che l'universo deve essere statico, e quindi lui forzò, violentò le sue equazioni, ci mise un altro termine per compensare il fatto che le equazioni di Einstein, se uno le interpreta, nel caso le si mette nelle condizioni molto semplici di un universo omogeneo e isotropo, dicono che l'universo non può star fermo, o espande o rallenta, o si contrae. In realtà Friedman nel 22, poi morì pochi anni dopo, ma Lemaître, questo prete cattolico, che era veramente un grandissimo teorico, oltre ad essere un grandissimo osservatore, che lui in realtà è il padre del Big Bang, aveva derivato la legge di Hubble e aveva anche osservato che i primi dati, prima di Hubble, questa la derivò prima che Hubble la scoprisse, e aveva anche capito che c'erano già le prime conferme sperimentali. Ora, Lemaître, così come Friedman, furono osteggiati da Einstein fino al 29, quando poi Hubble scoprì l'espansione. Dice che assolutamente sì, quelle soluzioni lì erano soluzioni di tipo matematico, non avevano nessuna applicazione fisica. Lui ci dovette poi scusare e pubblicamente poi apprezzò moltissimo il lavoro di Lemaître, e quando Lemaître, portando avanti i suoi studi, disse che questa teoria portava necessariamente a quello che lui chiamò un atomo primordiale, cioè uno stato in cui l'universo in un tempo finito, una decina di miliardi di anni prima, doveva stare in uno stato di alta densità. Questa era la prima idea del Big Bang. Okay? Ora però, al solito, ora, la cosa importante è che grazie all'età generale io ho un modo per interpretare l'espansione, perché io l'espansione, che senso ha se osservo l'espansione, non riesco a capire da cosa è dovuta, ma la realtà generale ce lo dice, perché la realtà generale ci dice che l'espansione dell'universo, la dinamica, abbiamo visto, quindi la dinamica universale, è causata dall'intera massa o dalla densità dell'intero universo, ok? Ma la realtà generale ci dice anche che la massa dell'universo è anche connessa alla geometria. Quindi la geometria globale, universale dell'universo, se l'universo è piatto, curvo, quello che è, necessariamente deve essere legata a quanta materia c'è dentro l'universo. Materia di qualsiasi tipo, può essere luminosa, oscura, non gli interessa. Okay? Quindi ci fu l'idea, okay, che io potevo, andando ad osservare l'espansione dell'universo, andando a tracciare come l'universo, la velocità di espansione cambia, andando sempre indietro nel tempo, come era possibile e connettere questo al destino stesso dell'universo, cioè se l'universo espanderà per sempre, oppure se a un certo punto rallenta, oppure se nel caso in cui la massa, c'è molta massa all'interno dell'universo, semplicemente così come avviene, no? Quando lanciate una cosa in orbita, se c'è molta massa, questo a un certo punto l'universo rallenterà e poi ricollasserà su se stesso. E ognuno di questo caso, predetto dall'età generale, corrisponde a una geometria ben precisa per lo spazio-tempo, che in questo caso è spesso semplificata in questo modo, ricordando che nel caso di un universo chiuso ha a che fare con una geometria tipo sfera, nel caso aperto una geometria tipo sella, nel caso critico, cosa vuol dire critico? L'unità generale fa una previsione dicendo c'è una densità critica, un particolare valore della densità, tale che se è maggiore l'universo prima o poi ricollassa, se è minore espanderà per sempre. Questa è un numero ben preciso, è un numero molto piccolo, diciamo che densità estremamente piccolo, stiamo parlando di 10 atomi di idrogeno per metro cubo, che è più o meno la densità media di tutto l'universo. È chiaro che la densità qui è molto diversa, ma la densità media è questa qui. Okay? Ma a quel punto c'è un altro metodo complementare, okay, per studiare la dinamica dell'universo, per sapere come va a finire l'universo, se la densità è alta, è bassa, eccetera. È quello di utilizzare non, diciamo, l'espansione globale dell'universo, ma andare a vedere come velocemente, diciamo, quanto l'universo è efficiente a produrre strutture aggregate. Perché in realtà quello che si è capito
è che l'universo, come vi accennavo prima, non ha una densità, non è uniforme. La materia, le galassie, le stelle sono aggregate in delle regioni ben precise che sono i gruppi di galassie, quelle più grandi sono gli ammassi di galassie. Okay? Quindi se uno guardasse una simulazione, che rende le cose più semplici, partendo dalla materia primordiale, dopo circa 1 miliardo di anni dopo il Big Bang, e vedesse come si aggrega questa materia, vedere che pian piano, semplicemente per effetto della gravità, la materia collassa su oggetti che diventano sempre via più grandi perché vengono alimentati lungo queste traiettorie, questi filamenti vengono, arricchiscono sempre di più queste strutture di materia, quindi crescono le strutture finché si arriva oggi a delle strutture grandi come gli ammassi di galassie presenti. Ammassi di galassie le potete vedere se voi prendete una foto dal satellite di notte, se un po', no? Come sapete, le luci sono aggregate nelle grandi metropoli, quindi gli ammassi di galassie le potete pensare come le grandi metropoli dell'universo, dove la materia alla fine, pian piano, per effetto di accrescimento dalle strutture più piccole a quelle più grandi, si sono formate in questo modo. Allora, qui volevo dirvi, qui a un certo punto, negli anni 90, metà degli anni 90, non si sapeva ancora se la densità dell'universo fosse minore o maggiore di quella critica, quindi non si sapeva come sarebbe andato a finire l'universo. Allora, uno dei modi, anzi, il modo principale a quel tempo, adesso non è più così, per discriminare da questi due casi era proprio andare a contare il numero di queste metropoli dell'universo. Questo perché? Perché dalla teoria della relatività, sempre dalla teoria della relatività, sempre lei, uno può dire, se io parto, queste strutture come si formano? Si formano, non dimentichiamo che tutta la materia è in espansione, ok? Quindi se a un certo punto una struttura deve diventare indipendente, deve cominciare a collassare, ebbene, è molto più facile che se c'è meno materia nell'universo, avrà molto la vita molto più facile, sempre per effetto della gravità, una struttura a formarsi in una piccola fluttuazione iniziale della densità, se la materia, c'è meno materia nell'universo, riuscirà a staccarsi dal flusso di Hubble e collassare su se stessa. Se invece c'è tanta materia, avrà una vita molto più dura. Okay? Questo vuol dire che se io parto da una situazione presente, vado a contare il numero di questi ammassi sempre indietro nel tempo, quindi sempre più distanti, se io a un certo punto scopro che dopo un po' non li vedo più, se non li vedo più, allora devo stare in un universo ad alta densità, perché gli ammassi si sono formati solo nell'ultimo 20-30% di vita dell'universo. Se invece continuo a vederli sempre in abbondanza, fino alla metà o più della metà della vita dell'universo, allora devo stare in quest'altro caso. Quindi iniziò questa caccia agli ammassi di galassie, che in realtà è la mia tesi di laurea, e a quell'anno ce n'erano pochi noti, anzi si pensava che si stava in questa situazione, ok? Perché semplicemente non c'era stata abbastanza dati o abbastanza tecnologie, diciamo, per scoprire abbastanza ammassi a grande distanza. Quindi si pensava che si stesse in questa situazione. Quindi iniziò questa caccia. E qui, era veramente, come accennava prima il professor Ferrara, qui la competizione, come spesso capita nel nostro mondo, la competizione è feroce. Okay? Quindi era chiaro che bisognava utilizzare i migliori dati che c'erano, la migliore tecnica che c'era a quel tempo per arrivare primi. Arrivare primi significa trovare gli ammassi più distanti. Il primo che avesse trovato l'ammasso più distante avrebbe detto, bene, a questo punto l'universo deve essere a bassa densità. Okay? Se invece uno non li avesse trovati, avesse convinto poi la comunità che effettivamente non li trovava, non perché non era capace di trovarli, ma perché effettivamente la tecnologia, ma effettivamente non c'erano, che in astronomia non è una cosa facile, però in quel caso allora l'universo sarebbe stato ad alta densità, con grandi conseguenze poi per cosmologiche. Okay? Il miglior modo per trovare gli ammassi di galassie, come mi insegnò Riccardo Giacconi in quegli anni, sono negli 93, 92, 93, poi 90, 95, quando poi lui partì, dice, guarda, gli ammassi di galassie, che sono sempre stati un suo, anche se lui appunto ha preso il Nobel perché ha aperto l'astronomia a raggi X, ha scoperto i primi buchi neri a raggi X, che emettono a raggi X, però poi dopo pochi anni furono anche scoperti che alcune di queste sorgenti a raggi X, in particolare quelle belle paffutelle e estese, non puntiformi,
erano proprio degli ammassi di galassie. Allora dice, ma perché gli ammassi di galassie emettono a raggi X? È perché in questa enorme buca di potenziale dove ci sono tutte le galassie, in tutte le galassie raggruppate, lì dentro c'è anche un sacco, c'è cascato un sacco di, fondamentalmente idrogeno, con un po' di metalli come ferro, eccetera, fatte dalle stelle, ma c'è questo gas cade nella buca di potenziale, si scalda fino a 10 milioni di gradi. 10 milioni di gradi, un gas emette a raggi X. Quindi un sacco di raggi X. Quindi questi oggetti potevano essere osservati a grande distanza ed essendo grossi, larghi, grandi, potevano essere osservati discriminati, diciamo, dalle altre sorgenti. Ora, detto così è facile, ma i telescopi a raggi X non sono i telescopi. La tecnica di fuocheggiare raggi X, se non voglio entrare nei dettagli, ma non è così facile come fuocheggiare la luce con le lenti di ingrandimento. I telescopi a raggi X sono tutti sfocati, le immagini sono un sacco di aberrazioni, quindi al centro ci si vede bene, fuori ci si vede male. E quindi andare a scovare in queste immagini degli oggetti molto rumorosi, con poco punto segnale, come si dice, e andare a capire che questi sono estesi e non piuttosto la conseguenza dell'aberrazione del telescopio, non è una cosa facile. E lì, quando ebbi i primi incontri, io ho detto sì, ok, li cerco, però bisogna trovare una tecnica efficiente, perché era chiaro che quello che avesse trovato la tecnica più efficiente è quello che avrebbe vinto la gara, ok? Quindi lui mi disse, guarda, c'è questa storia. Dice, io era caduto il muro, no, nell'89, e molti scienziati, gli eminenti scienziati come Riccardo Giacconi, erano spesso chiamati nei centri scientifici della Germania Est, ancora non in Russia, no, ma in Germania Est erano chiamati per andare a valutare qual era lo stato della ricerca lì. E lui era stato in un visiting committee a Potsdam, se non mi ricordo bene se era il 91, 90, quegli primi anni 90, e a quel punto questi potevano parlare con gli altri scienziati e potevano parlare delle cose che erano rimaste classificate fino a qualche anno prima. Okay? E lui aveva parlato con degli scienziati che si occupavano, avevano sviluppato delle tecniche di analisi di dati temporali per andare a trovare i sottomarini. Uno dice, ma che c'entrano i sottomarini con gli ammassi di galassie? Bisogna cercare di avere un... E allora mi spiegò, mi ricordo benissimo, stavo nel suo ufficio, col tempo contingentato, perché poi doveva stare dietro allo Space Telescope Institute, ho detto, guarda, è così, loro, sai, no, il sonar, devono, quando arriva il segnale del sottomarino, no, quello dei film, sono dei segnali acustici che arrivano, ma sono praticamente dei pacchetti d'onde concentrati che arrivano, concentrati in un certo intervallo di tempo e vanno trovati da tutti i dati rumori del mare, anche se poi soprattutto se il sottomarino è a grande distanza. Dice, qui hanno messo in piedi, hanno sviluppato una tecnica di rivelazione dei sottomarini con le wavelet transform, con le trasformate wavelet. Dice, ma che diavolo sono queste trasformate wavelet? Trasformate wavelet sono degli strumenti matematici fondamentalmente per fare analisi di segnali non solo temporali, ok, dove di fatto sono molto efficienti a trovare dei piccoli pacchetti di diciamo segnali acustici, se pensiamo nel caso acustico, dei piccoli pacchetti, un segnale diciamo concentrato in un intervallo di tempo abbastanza piccolo nel mezzo del rumore di tutto il resto. Infatti non è un caso che queste wave transform sono uno degli algoritmi più usati per trovare le onde gravitazionali, che le onde gravitazionali è praticamente la stessa cosa, no? Cioè arrivano questi pacchetti, questo fruscio arriva e nel rumore pazzesco che c'è intorno vanno trovati questi pacchettini di segnale nel mezzo al rumore. E uno dice, vabbè, ma che c'entrano? Beh, poi questo non era difficile pensare, che c'entrano? Qui stiamo parlando in immagini, sì, però uno può matematicamente è facile generalizzare questa tecnica a due dimensioni invece che una dimensione, che è il tempo, ok? E dire, vabbè, così come lì sono stati in grado di trovare questi segnali dei sonar con questa tecnica, secondo me, lui mi disse così, secondo me se tu lo applichi alle osservazioni X, a raggi X, riesci a trovare questi batuffoletti, questi pacchetti di questi fotoni che sono concentrati tutti insieme e riesci anche a capire quanto sono grandi, perché questo è quello che fa questa trasformazione matematica, questa tecnica matematica, e quindi riesci a capire come trovarli e anche a discriminarli da tutto il resto. Ok, quindi mi misi lì, andavo alla libreria di Hopkins, a quel tempo non c'era proprio internet, nel 94, cioè c'era, insomma, non era molto. Quindi la wave transform non la conosceva nessuno a quel tempo. Dopo 6 mesi, questo anche grazie a tutto il grande background
di fisica, di matematica che riceviamo in Italia. Dopo 6 mesi riuscii a mettere in piedi qualcosa. Per farla breve, cominciai ad analizzare queste immagini e comincerai a trovare un sacco di questi oggetti. Inizialmente nessuno ci credeva, mi ricordo feci un talk allo Space Telescope, e my fault, dice, ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Mi disse, perché io effettivamente avevo cominciato a trovare questi oggetti che una volta poi andati al telescopio effettivamente sembravano degli ammassi galassie distanti, ok? E così andò avanti questa cosa, anche grazie al supporto di un altro grande scienziato che stava Hopkins, che è Colin Norman. Dopo un po' praticamente cominciai a trovare gli ammassi più distanti e a quel punto era una gara, perché anche altri utilizzavano, anche utilizzando tecniche simili, cominciavano a farle, quindi era tutto andare al telescopio, prendere, scrivere proposte di ricerca, che fortunatamente ne scrissi 25, ne vinsi 25, proprio perché avevo iniziato per primo, quindi iniziare per primo lì significava avere chiaramente il vantaggio. E così riuscivo sempre a tenere botta in qualche modo e trovare questi ammassi più distanti. Ed era veramente, ripeto, uno stava praticamente, ho fatto un numero di miglia pari a più della distanza Terra-Luna, perché stavo sempre sull'aereo, andavo a un telescopio di qua, un telescopio di là, nel Cile, si osservava, si tornava, si doveva analizzare i dati e così via. Però, diciamo, questo pagò moltissimo perché io trovai tutti questi ammassi distanti e me li tenevo stretti, ok? Perché era un tesoretto, diciamo, perché tutti volevano le coordinate di questi ammassi. Io non mi ricordo, eravamo paranoici e quando si andava, a un certo punto ero diventato amico di diversi operatori del telescopio e uno mi disse, guarda che ci sono gli altri, non dico i nomi, ci sono gli altri che vengono dopo di te che guardano il tuo diario, perché nel diario uno doveva scrivere nel diario, nel log del telescopio doveva scrivere le coordinate. Mi ricordo, e quindi tenevo, anzi ero addirittura, adesso non ho mai detto questo, ma addirittura ho cominciato a mettere le coordinate finte dentro, perché poi ho saputo che effettivamente andavano a guardare le coordinate, ok? Quindi uno se li teneva stretti, e questo è importante, perché tenersi stretti significa anche essere invitato in grandi collaborazioni, in particolare lo Space Telescope, soprattutto quando a un certo punto fu installata la nuova camera, lo Space Telescope, è chiaro, una delle prime cose che si volevano fare è andare a osservare questi ammassi, ok? Quindi tutto quelli distanti. Quindi io me le tenevo segrete in modo che chiaramente devono pagare. Comunque questo in realtà fu una brillantissima idea di Riccardo Giacconi che poi io riuscii fortunatamente a realizzare e apportò alla scoperta di questi ammassi. Questo è un esempio. Questi ammassi distanti, questi oggetti rossi sono le galassie dell'ammasso, uno va a raggi X e trova tutta questa emissione a raggi X, quindi questo, ok, per dire. Allora, veniamo alle lenti gravitazionali. Dicevo, gli ammassi, a questo punto bisogna misurare la massa però, perché se no, questo discorso della cosmologia, vi dicevo, cioè il fatto di utilizzare gli ammassi per imparare il modello, per capire qual è il modello cosmologico in cui viviamo, e bisogna misurare la massa, e qui entrano le lenti gravitazionali. Le lenti gravitazionali sono degli ottimi, degli strumenti accuratissimi per misurare la massa. Una volta che io vedo questi anelli o questi oggetti, vedete questi anelli di Einstein, che dopo 70 anni effettivamente sono stati effettivamente osservati. Okay? Una volta che uno osserva questi anelli, è molto facile, grazie alle equazioni di Einstein, semplificate, risalire la massa dell'oggetto che c'è qui dentro. E qui era abbastanza schiacciante l'evidenza che doveva essere materia oscura, ok? Che ci deve essere materia oscura, in eccesso di quella luminosa. Questa cosa uno la può applicare anche non solo al centro, dove in queste condizioni di allineamento, dove ci sono questi effetti psichedelici e si vedono diverse immagini della stessa galassia, ma si può anche andare, ok, qui dove ci sono gli effetti psichedelici, ma anche se uno si sposta più in là, in questo ammasso di galassie, si riesce comunque dalla distorsione delle galassie nel fondo, dovuta sempre allo stesso effetto, si riesce a misurare la massa. Quindi è una cosa molto efficace. Non solo, ma questa, ci vorrà qualche minuto di scrivere questo, ma non solo, ma gli ammassi di galassie sono stati fondamentali non solo per capire effettivamente che la materia oscura sta lì, ma anche a capire non tanto di che cosa è fatta la materia oscura, ma di quello per cui la materia oscura non è fatta. Cioè, in altre parole, ancora non era ben chiaro. Dice, vabbè,
c'è la materia oscura, ma chi te lo dice che magari ci sono dei buchi neri, delle stelle? Cioè, chi te lo dice che non è materia ordinaria fatta di atomi come siamo fatti noi? Questa osservazione è abbastanza cruciale. Qui ci sono due ammassi che si stanno scontrando, come un gigantesco acceleratore di particelle a velocità relativamente basse, questi si scontrano a 5.000 km al secondo, sono queste due palle di gas e di materia oscura che si scontrano, ok? Non è partito il film. Eccoli. Ok, che si scontrano. Allora, quello che succede è che la materia oscura non dovrebbe interagire molto, mentre il gas interagisce, il gas è quello fatto di atomi, interagiscono quando si scontra, quando gas si scontra con altro gas, c'è sicuramente delle interazioni, ci sono degli effetti idrodinamici che fa sì, quindi uno può utilizzare questo scontro, questa collisione tra due massi galassie giganteschi per filtrare via, okay, il gas della materia oscura. Se uno lo fa, scopre che il gas che emette a raggi X, perché il grosso del gas emette a raggi X, sta qui al centro, questo rosso, questo si chiama bullet cluster, bullet perché vedete c'è un fronte di un'onda d'urto creato da questa collisione, che sembra come se fosse un proiettile che si muove a velocità molto elevate. E vedete però che la materia, cioè il grosso della materia che produce l'effetto di lente gravitazionale sta da un'altra parte, quindi c'è poco da fare, cioè quello, la materia responsabile dell'effetto lente gravitazionale, responsabile anche della dinamica di questo ammasso, non può essere fatto di questa roba qua. E questa roba qua sappiamo benissimo che è fatto, è idrogeno, cioè è gas con un po' di metalli e sono atomi. Okay? Quindi questa era la prima evidenza, è stata un'evidenza, un'iconica evidenza, che la materia oscura non può essere fatta di materia ordinaria. Ora, questi sono le... andare avanti più velocemente qui... Chiaramente sono stati fondamentali, come vi dicevo, i telescopi, ok? I telescopi da Terra, in particolare il VLT, qui dove ho lavorato 16 anni, cioè in realtà stavo in Germania, ma spesso e volentieri dovevo andare qui a controllare gli strumenti. E qui, vabbè, per dire, sono dei posti bellissimi, siamo nel deserto dell'Atacama, 2500 metri d'altezza, sono bellissimi tramonti, e alla fine di queste abbiamo visto una notte passata in qualche secondo, alla fine quando c'è l'alba uno se ne va giù, cerca di andare a dormire, si dorme pochissimo perché c'è un'adrenalina enorme, perché uno sta lì che col mouse governa e fa girare queste bellissime macchine che sono delle meraviglie della tecnologia, quindi uno prima che smaltisce le granie, la stanchezza diciamo rimane sempre lì finché uno non torna giù a terra. Però diciamo, questo è fondamentale, accoppiare, come ho già accennato, le osservazioni fatte con il Very Large Telescope. Vedete, qui stiamo nel deserto dell'Atacama, 25 km dalla costa, siamo al di sopra delle nuvole dell'inversione termica, quindi non si vede mai il mare, ci sono sempre le nuvole sotto, che è un vantaggio perché ovviamente si può dire che il cielo è bello pulito. E qui è semplicemente un'animazione che fa vedere che è la combinazione, il lavoro insieme di queste macchine qua con il telescopio spaziale che è quello che ha fatto la differenza in tantissime osservazioni cosmologiche, in particolare per le lenti gravitazionali. Okay? E questo è il telescopio spaziale, sta a 500 km di distanza e vede così profondamente, non tanto perché, sicuramente perché è nitido, perché senza l'atmosfera le immagini sono molto nitide, ma perché il cielo è molto più buio fuori. Houston now controlling the flight of Columbia, the Pioneer shuttle headed for the Hubble Space Telescope. Program. Roger, roll, Columbia. Columbia into the roll, placing the shuttle in a heads-down, wings-level position for the 8.5-minute ride to orbit. Faccio vedere questo perché questo è il lancio dello shuttle, dove dicevo, sono andato con l'Advanced Camera Team, col team guidato da Holland Ford, un altro grandissimo scienziato di Johns Hopkins, ed ero stato invitato appunto a stare nel team che ha costruito la camera che poi produce tutte le immagini che avete visto dello Space Telescope. Questo è il 2002, e poi gli astronauti, queste persone incredibili, c'è questo qui, John Gransfeld,
sono andati, che uno anche, questo è il grande privilegio di incontrare queste persone, ti raccontano una volta, se mi ricordo, a Roma in un ristorante a mangiare la carbonara, ci ha raccontato delle cose incredibili, tipo che appunto prima di che partisse questo shuttle, qualche secondo prima del lancio, gli è suonato un allarme, sembrava che dovessero abortire tutto. A quel punto lui aveva 2-3 secondi per decidere se abortire tutto o capire se quello era un falso allarme, perché sai, sono 1000. Quindi lui ha guardato quella cosa, ha dovuto guardare tutto il resto, lui e l'altro del team, lui era il capo di questa missione, e dopo un po' ha detto no, questo qui è un falso allarme, via, è andato. Se avesse sbagliato, questo era il sistema che controllava l'attitudine del telescopio, cioè quello che gli permette di guidare. Poi ci ha fatto tanti altri bellissimi racconti, cioè bellissimi, interessanti racconti che hanno a che fare proprio con queste, quando sono andati fuori, hanno tirato fuori la vecchia camera, hanno messo dentro la nuova camera, hanno dovuto mettere centinaia di cavetti, cioè non è una cosa facile. Quindi ci ha raccontato che, cioè, per esempio, a un certo punto il suo guanto, che è fatto di 4 strati, il primo strato si era rotto, il secondo era intaccato, quindi secondo le regole doveva rientrare, lui si è preso il rischio, ha finito la sua cosa. E cioè, per dirvi che, parlando con queste persone, che se lui, John Gransfield, sembra così, una persona non qualunque, però sono una persona di grande ispirazione, perché gli fanno capire come con la tenacia, la preparazione e le motivazioni si riescono a raggiungere dei traguardi incredibili. Quindi chiaramente riscalato le nostre dimensioni più umane, però sono persone veramente di grandissima ispirazione. Okay? E così qualche mese dopo siamo andati a vedere il primo ammasso di galassie col team di Alan Ford, proprio di questo pieno di lenti gravitazionali. Okay? E vabbè, da lì è stato tutto una serie di lenti, di immagini, di osservazioni di lenti gravitazionali. E questo è un altro esempio, questo è un ammasso di galassie che abbiamo studiato molto recentemente, dove abbiamo utilizzato l'effetto di lente gravitazionale per andare a osservare le galassie o comunque delle regioni di formazione stellare a per qualche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Okay? Quello che vi volevo raccontare per ultima cosa è questo qui, questa storia, quest'altro evento che è stato veramente incredibile, che ha a che fare con le lenti gravitazionali. Vi ricordo, vi ho detto che il tempo anche è incurvato. Okay? Questo vuol dire che i cammini della luce, che la luce fa intorno alla lente, siccome fanno un percorso diverso, chiaramente cammini diversi, tempi diversi. Okay? Quindi Refsdal, questo astronomo norvegese, purtroppo morto qualche anno prima che questo avesse, lui aveva detto negli anni 60, quando in realtà pochi si occupavano di realtà generale, aveva rispolverato l'effetto di lente gravitazionale e aveva detto: se un giorno mai si osservasse una supernova, quindi un effetto transiente, una stella che esplode e poi dopo un mese scompare, effettivamente attraverso una lente gravitazionale, allora si potrà, cosa in realtà un effetto del genere già era stato osservato per i quasar, questo ritardo, si potrà rivedere lo stesso film più volte. Okay? Perché uno a un certo punto lo osserva, però siccome il tempo di percorrenza di questi tre è diverso e siccome la galassia è, cioè, un'immagine fantasma della stessa galassia in diverse parti del cielo, io posso andare di fatto a osservare questo evento ripetuto nel tempo. Questo è successo nel novembre del 2014. Uno di questi ammassi che stavamo studiando, okay, aveva questa particolare peculiarità. Vedete questa galassia qui, questa galassia spirale qui? C'è questa, poi ne vedete un'altra qui. Questa qui è la stessa galassia, semplicemente c'è questo miraggio gravitazionale che fa sì che la vedo sdoppiata. In realtà c'è una terza versione di questa, ok? Che sta qui proprio al centro. Ora, quello che è successo è che proprio qui, in questo braccio spirale di questa galassia che sta a 9 miliardi di anni luce di distanza, è passata attraverso questo ammasso di galassie che invece sta davanti a 5 miliardi di anni luce di distanza, e per di più gli è pure capitato che ha trovato un'altra galassia dell'ammasso per la strada, quindi c'è un'altra piccola lente sopra alla lentona generata dall'ammasso di galassie, ed è stato osservato questa che si chiama Croce di Einstein, cioè effettivamente è stata osservata una supernova lensata. A quel punto è nata una grandissima eccitazione nella comunità, perché a quel punto c'era da capire se questa supernova, quando mai era esplosa, sarebbe stata possibile vedere, o
si poteva vedere nel futuro in queste altre immagini, ok? E i primi modelli davano che effettivamente, quindi questo è con un giochino, uno può eliminare tutto il resto e lasciare solo queste tre le immagini fantasma, quindi ripeto, questo è un solo oggetto, anzi ve lo faccio vedere, se non ci fosse l'ammasso, ok? Se non ci fosse l'ammasso, cioè per supponere di rimuovere la lente, la galassia sarebbe questa lente, questa galassina così, piccola qui. Scusa, sono andato troppo avanti. Ok? Sarebbe questa galassina qui. Ok? Allora, i primi modelli, invece, vedete, è amplificata, è sdoppiata, anzi, immagine tripla. I modelli dicevano chiaramente che in realtà questa supernova, se noi avessimo osservato questo ammasso nel 1998, 17 anni prima, l'avremmo vista la supernova. In realtà è comparsa prima lì. Poi nel 2014 è comparsa qui. Ma poi i modelli praticamente indicavano che a un certo punto avremmo dovuto rivedere la stessa esplosione nel futuro, ok? In quest'altra immagine, in quest'altro miraggio della galassia, che però, per come stanno le cose, la luce è ritardata più di tutte. Perché la luce è ritardata più di tutte? Dice, ma come? Questa qui è quella che ha fatto il percorso più lungo, è quella che è arrivata prima. E già, ma ricordate che qui c'è l'effetto dell'età generale. Gli orologi, no? Ritardano quando passo attraverso un campo gravitazionale molto forte. Quindi in realtà, benché questo ha fatto la strada più lunga, il ritardo che gli orologi, che il raggio di luce, quando è andato qui proprio vicino al centro della galassia, ha subito un grossissimo ritardo. Quindi alla fine questa è arrivata prima e lei si è tardata talmente tanto che sono in realtà i raggi di luce che passano più vicino al centro dell'ammasso che arrivano più tardi. Okay? E così è stato. E a quel punto è nata una gara, questa è un'altra gara, che abbiamo vinto grazie a Claudio Grillo, che è un mio ex studente che viene anche ha studiato qui alla Normale, che è nata una gara e ok, adesso mi dite, ci sono stati molti scienziati nel mondo, hanno detto, mi fate una previsione di quando uscirà la prossima immagine, ok? Senza sapere, cioè prima me lo dici, prima che il telescopio lo guardi, sennò non vale, ok? Questo sembra un gioco, ma in realtà non è un gioco, è un modo per capire quanto veramente siamo in grado di utilizzare l'età generale per fare delle previsioni, ok? Cieche, un test, quello si chiama un test cieco, perché qui i parametri a disposizione sono molto, e questo è stato fatto, e sono molto contento che Claudio ha vinto la gara, quindi questo già gennaio 2015, non è ancora 11, non è successo nulla, poi nell'aprile 2015 la supernova che era esplosa qua era arrivata al suo massimo, a un certo punto da lì in poi è diminuita, e prima o poi sarebbe dovuta uscire da un'altra parte. Il modello che abbiamo fatto con Claudio diceva che sarebbe uscita dentro quel cerchietto rosso, dopo quanto? Dopo 11 mesi, e così è stato. Ok, è uscita lì. Ora, questa non è una cosa banale, perché questa qui ha viaggiato, capite, per 9 miliardi di anni e uno fa una previsione su un anno. Quindi, insomma, ti dice quanto l'età generale è veramente miracolosa e quanto bene, se volete, conosciamo la distribuzione di materia all'interno di questa. E quindi così è stato, ed è uscita proprio lì quando doveva uscire. Ok? Quindi questa è stata un'altra grande conferma. E per finire, volevo solo accennarvi al fatto di utilizzare questi telescopi come dei veri e propri telescopi naturali, che ci permettono di andare un passo più in là rispetto ai più grandi telescopi che abbiamo adesso. Abbiamo detto, l'abbiamo visto in queste immagini di questa supernova Resdal, che effettivamente gli oggetti sono amplificati e anche magnificati. Okay? Quindi uno può utilizzarli per andare a cercare le cose che altrimenti non potremmo mai trovare con i telescopi che abbiamo adesso. Magari li troveremo con i telescopi da 30-40 metri che ci saranno fra 10 anni. Okay? E questo è un esempio, okay, di un oggetto di questo genere. Questo è un oggetto che passa attraverso questa enorme lente gravitazionale, è vissuto solo, cioè lo guardiamo come un miliardo di anni dopo il Big Bang, e grazie a questa magnificazione, a questo effetto della lente gravitazionale, riusciamo a ricostruire l'immagine al computer utilizzando le equazioni di Einstein, e vedete che riusciamo a vedere dei dettagli incredibili, cioè riusciamo a vedere centinaia di anni luce a 12 miliardi di anni luce di distanza, una cosa abbastanza. Quindi praticamente riusciamo a vedere delle regioni di formazione stellare, okay, che vediamo nella nostra galassia, nelle galassie più vicine,
riusciamo, non abbiamo ancora questa risoluzione, ma pensiamo che questi oggetti che stiamo scoprendo sono in realtà l'analogo delle regioni di formazione stellare, le culle delle stelle nel nostro vicino. Qual è la differenza? Che queste probabilmente si stiamo avvicinando alle prime stelle, cioè quando a un certo punto le prime stelle si sono accese. Questo è un campo di ricerca dove il professor Ferrara è estremamente attivo e ha un gruppo qui per studiare teoricamente queste cose, ok? E quindi per finire, per dirvi che tutto è iniziato con un telescopio, è andato avanti con altri telescopi fatti dall'uomo, il telescopio naturale di Einstein ci ha portato ancora più in là, in realtà un'altra rivoluzione tecnologica dietro l'angolo, ci sono bellissime macchine che stanno uscendo fuori, c'è il successore di Hubble, verrà lanciato fra un anno, ci sono macchine che osserveranno tutto il cielo più volte con una rapidità incredibile, osservatori radio globali, ci saranno altri satelliti che mapperanno la struttura dell'universo, cioè per dire che in realtà non ci fermiamo, perché non ci dimentichiamo che è vero che abbiamo fatto dei progressi incredibili, ma allo stesso tempo abbiamo aperto un salto di altre domande fondamentali che implicano nuova fisica. Questo è il motivo perché c'è anche un grosso sinergia tra questo tipo di fisica che è uscito fuori da queste esplorazioni e gli studi di particelle elementari o di fisica subnucleare, perché non capiamo di che cosa è fatta tutta questa roba, ok? E ci sono altre macchine, come questa qui, che è il prossimo impresa dell'ESO, è un telescopio gigante da 40 metri, per dire che questo è grosso, questo sta in un campo da calcio, cioè per dire il Pantheon, se sta il Pantheon di Roma, è la metà di questo, tutto il Pantheon, ok? Quindi, infatti, ho scritto qui i numeri. Con questi qui si riuscirà a vedere, in realtà questo qui saranno essenziali per studiare anche i pianeti extrasolari, per andare a scoprire e possibilmente prendere anche gli spettri, quindi capire se ci sono le biosignature di vita in pianeti che stanno intorno ad altre stelle, oltre a tutte le applicazioni cosmologiche di cui abbiamo detto. Costa un miliardo di euro, non dimenticate che questo miliardo di euro non è che va agli astronomi, okay? Il 90% di questi soldi vanno all'industria. E un'industria, un gruppo italiano ha preso 400 milioni di euro per costruire tutto sia la struttura del telescopio che la cupola, 400 milioni di euro, che significa un'industria che, immaginate come si arricchisce, il giro di soldi che comincia a fare, la competitività che questa industria che acquisisce, come potrà aprire nuove nicchie di mercato per sviluppare delle tecnologie che ancora dobbiamo sviluppare. E quindi sono posti di lavoro, cioè non dimentichiamo queste cose qui, sono tanti posti di lavoro. Ok? E niente, quindi mi fermo qui, ricordandovi come questa incredibile idea di Einstein, con la teoria che è uscita fuori, ha rivoluzionato la comprensione dell'intero universo, è tutto avvenuto grazie all'utilizzo di telescopi via via più potenti. Grazie. Grazie a Piero Rosati per questo racconto sulla gravitazione, su tutto ciò che è derivato, diciamo, dalla relatività generale. Ci ha anche detto che Einstein ha fatto un po' d'errori, l'universo statico, e non si sarebbero mai viste le lenti gravitazionali, quindi ha sbagliato. Era un grande astronomo. No, no. E beh, poi c'è anche stato dei risvolti a spy story, le tecniche dei sottomarini, e il diario contraffatto. Io faccio due brevissimi annunci prima di passare la parola a voi per le domande. Il primo è che la prossima conferenza VISA sarà il 10 gennaio, quindi spero di rivedervi qui, speriamo di rivedervi qui dopo Natale. E l'altro è che subito dopo le domande c'è un piccolo rinfresco offerto al pubblico nella sala qui di fronte. Quindi passo la parola a voi se avete le domande per il professor Rosati. E dunque, la conclusione però, lei non ce l'ha data, è stimabile la grandezza dell'universo? Quant'è? In cosa? Volevo dire... chilometri, diciamo... Sì, in anni luce, chiaramente. Dunque, in realtà, siccome l'universo espande,
Cioè, è vero che l'universo, l'età dell'universo è 12,7 miliardi di anni, centinaia di anni in più, milioni di anni in più o in meno. Cioè, ora, però, questo non vuol dire che l'universo è 12,7 miliardi di anni luce, è un po' più grande, una quarantina di miliardi di anni luce, si calcola con la gravità generale, perché nel frattempo l'universo è espanso. Quindi sappiamo esattamente quanto è vissuto, quindi possiamo anche calcolare quanto è grande, non c'è dubbio. Sappiamo anche qual è la sua geometria globale, perché sappiamo che grazie a un'altra componente oscura, che è questa energia oscura, le osservazioni indicano che la geometria globale è, diciamo, spazialmente piatta. È quell'idea che significa che la densità dell'universo, se uno mette dentro tutto, l'energia, la massa, l'energia, deve essere molto molto vicina all'energia, alla densità critica. Quindi sappiamo la sua geometria, sappiamo le sue dimensioni, sappiamo un sacco di cose. Il problema è quando arriviamo poi nei primissimi nanosecondi, diciamo dal microsecondo in poi, dopo il Big Bang, quando arriviamo, come saprà, quando si va molto molto vicino, i primi nani sono vicino al Big Bang, lì anche la realtà generale ha dei problemi, perché si va a densità infinite, letteralmente ci sono proprio degli 1 diviso 0, che vengono fuori, delle densità infinite, e lì, questo perché? Perché si va su scale estremamente, infinitamente piccole, chiamiamole così, e lì la realtà generale necessariamente non può più funzionare. Quindi questa è sicuramente una grande sfida teorica per i prossimi anni, infatti attualmente, quindi sappiamo quali sono i limiti, però su scala globale ci ha permesso di capire un sacco di cose. Però in ogni caso noi non ne possiamo vedere più che 13,8 miliardi. Sì, esattamente. Quindi più meno di un terzo. No, no, aspetta. È 42 miliardi. Ok, no, ok. Voglio dire, l'orizzonte, ok, il fatto che la luce ci ha messo 13,7 miliardi di anni ad arrivare, ok, siccome l'universo nel frattempo si è allargato, ok, questo fa sì che poi, se uno calcola le dimensioni, è di più. Ma questo non è una cosa che è un po', dal punto di vista cluideo, dice, ma come? Il problema è che qui siamo in un universo che è piegato, siamo in un universo che espande, quindi non è che uno può prendere il tempo e moltiplicarlo per la velocità. È così come, per la stessa ragione, per cui uno non può prendere... È esattamente questo discorso dello spazio-tempo che è piegato, e quindi per calcolare le distanze, gli intervalli di tempo, bisogna utilizzare l'equazione di Einstein, che non è quello che facciamo noi con la geometria euclidea. Però, voglio dire, perché chi l'avrebbe mai detto che il tempo di un orologio qua è diverso da 20.000 km? Lei non l'avrebbe mai detto, no? Però è così. Va bene, grazie. Io ci ho messo 30 anni a capirlo, quindi non so proprio. E non so neanche se ho ancora capito. Io credo che la domanda di quanto è grande l'universo sia un po' impostata male, nel senso che la domanda potrebbe essere di quanto si può espandere e se c'è un limite a questa espansione, perché noi non sappiamo se si può esporre qualcosa a questa cosa. Insomma, diciamo, era un modo semplice per fare una domanda. Quanto è grande l'universo? Vuol dire dov'è l'orizzonte? Dov'è il nostro orizzonte? Ora è chiaro che sulle scale, se facciamo questa domanda oggi o se la facciamo anche fra un milione di anni, la risposta è sempre la stessa. Quindi per quello dico. Quindi in realtà quando si fa questa domanda è qual è l'orizzonte? Poi in realtà se lei sta alludendo piuttosto se l'universo è infinito, se l'universo è limitato, cioè c'è un bordo, non ha un bordo, è che quella è una cosa un po' più complessa che ha a che fare, torna al discorso della geometria. Quindi se l'universo effettivamente, se fosse chiuso, quindi fosse una geometria chiusa, l'universo sarebbe finito, perché come la superficie della sfera è finita, però uno non potrà mai dire dov'è la fine di una superficie della sfera. Okay? Se l'universo invece è aperto, allora effettivamente l'universo, diciamo, l'orizzonte dell'universo è comunque finito, ok? Perché quello è dato dal fatto che l'informazione, però l'universo, attenzione, è quello che il discorso è che è proprio, questo lo capì Lemaître, è proprio lo spazio-tempo stesso che si crea istante per istante, quindi si gonfia, è lo spazio-tempo stesso che è una cosa dinamica, non è una cosa, una scatola che sta lì, è lo stesso spazio-tempo che si gonfia e quindi si crea più spazio e più tempo istante per istante, e questo andrà avanti. Adesso sappiamo che questo andrà avanti all'infinito, lo sappiamo perché sappiamo che l'universo sta non solo
realtà ora quello che si è trovato negli ultimi anni è che non solo stava rallentando, ma negli ultimi 5-4 miliardi di anni ha cominciato a riaccelerare, quindi di sicuro non ricollasserà, quindi continuerà ad espandere, anzi continuerà ad espandere con a velocità sempre maggiore, perché c'è sotto una forza che nessuno capisce, un'energia oscura che nessuno capisce, che è quello che crea, causa questa repulsione, che vince, che è antagonista alla gravità, e quindi lo spazio-tempo continuerà a crearsi. Questo vuol dire che effettivamente aumenterà infinitamente, quindi le dimensioni, lo stesso orizzonte non è limitato. È triste, ma è così, cioè, non so se è triste. Ecco, volevo sapere, in base a quello che sappiamo sulla geometria dell'universo su grande scala e per ora della fisica, delle leggi della fisica che accettiamo come valide, la generale in particolare, nel computo che ha fatto lei di 40 rotti miliardi di diametro dell'universo, comprende anche quelle regioni dell'universo che sono, diciamo, che non potranno mai mandarci dei segnali per effetto dell'accelerazione dell'espansione, oppure quelli vanno computati? No, quelli stanno dentro, cioè questi sono computati a oggi, diciamo, ma ripeto, sì, fra un milione di anni sarà uguale, questi 40 miliardi di anni luce è effettivamente le dimensioni dell'universo che tiene dentro anche conto dell'accelerazione dell'espansione che c'è stata negli ultimi, devo fare il conto, 10.7, quanto viene? 4 miliardi di anni, qualcosa del genere, negli ultimi 4 miliardi di 4, anni. Cioè... Quindi comprende anche regioni che non ci manderanno mai segnali? No, ce li manda, come no? Noi possiamo osservare, noi adesso, quando noi osserviamo questi oggettini così lontani, sì, 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 effettivamente quelli sono oggetti... Certo, per il fatto stesso che lo osserviamo. Esattamente. Ma è ipotizzabile l'esistenza di regioni dell'universo che non riusciranno mai a mandarci segnali luminosi? Diciamo, all'interno dell'orizzonte elettromagnetico, no. No, proprio per definizione, proprio di casualità del fenomeno, no, proprio perché per definizione tutto ciò che noi chiamiamo universo è tutto ciò che è casualmente connesso a una certa epoca, quindi alla velocità della luce, che è universale, sta lì. Altre domande? Due domande proprio stupide da biofisico. Uno, non è un po' strano che la densità sia proprio la densità critica? Cioè, verrebbe da pensare. La seconda, di nuovo, può essere semplicemente, come dire, un artefatto di come sono composte le immagini. Ma nelle immagini, nelle lenti gravitazionali, si vedono queste galassie lontane che sono spesso più blu dell'ammasso, diciamo, posto davanti. Questo è un caso? No. La seconda domanda è molto semplice a rispondere. La prima, ci sono degli argomenti teorici molto forti che hanno a che fare con la teoria dell'inflazione, che è un po' il compendio alla teoria del Big Bang, che ha risolto un sacco di problemi, diversi problemi del Big Bang, e anche alcuni di questi hanno a che fare proprio con la connessione casuale, ok? No, perché se io osservo la radiazione di fondo, vedo che ci sono delle... che l'universo si era parlato, diciamo, delle regioni che sono più distanti dell'orizzonte dell'universo a quel tempo, ma in qualche modo, siccome sono delle regioni che hanno la stessa uniformità, la stessa densità, per esempio, vuol dire che si erano parlati, diciamo, com'è possibile? E lì c'è la teoria dell'inflazione, di cui sono sicuro avrai sentito parlare, la teoria dell'inflazione che nei primissimi istanti dell'universo c'è questa accelerazione esponenziale alla velocità in realtà maggiore della luce, perché non c'è nessuna... che ha reso piatto, proprio ha uniformato, ha reso casualmente connesse delle regioni che oggi vediamo essere casualmente connesse, e soprattutto ha piattificato la geometria dell'universo. Quindi c'è una spiegazione, un argomento teorico molto forte che spiega il motivo per cui Rho uguale a Rho critico. Infatti, i teorici, per quel tipo che mi ha fatto quella domanda, che dice, ma tu sei sicuro che gli ammassi... Perché il problema è che c'era a quel tempo, nel 95, c'era l'idea che l'universo dovesse essere
chiuso, anche per argomenti, cioè, ma perché la densità è un terzo, un quarto, un quinto, tanto vale che è uguale precisa alla densità critica, no? Però dico, sotto c'è la teoria dell'inflazione. Allora a quel punto trovare che l'universo, se uno trova che l'universo è a bassa densità, perché quell'osservazione degli, quando io ho trovato le prime masse più distanti implicavano necessariamente che l'universo era un terzo della densità critica, diceva beh, il resto dove sta? Dice, come un terzo? Per quello che nessuno ci credeva. Ok, perché ancora doveva essere l'idea della materia, della energia oscura, ancora doveva essere. Quindi, ok. La seconda realtà è molto semplice: questi oggetti sono molto distanti. Le galassie, più si va indietro nel tempo, più si va nell'universo primordiale, più la formazione stellare molto, diventa sempre più grande. Quindi, le galassie, praticamente 99 su 100, le galassie. Da 10 miliardi di anni, insomma nei primi 3-4 miliardi di anni dopo il Big Bang, sono tutte blu perché lì c'è un sacco di stelle che si formano, stelle grandi che emettono un sacco di radiazione ultravioletta e quindi sono galassie blu a spirale, in realtà non sono spirali perché sono irregolari, però per dire la stragrande maggioranza delle galassie ad alto redshift sono blu perché la formazione stellare negli primi 3 miliardi di anni dopo il Big Bang andava su a gonfie vele, prima di fermarsi a devo sempre fare la conversione, a 8 miliardi di anni più o meno dopo il Big Bang. Okay? Quindi questa è una questione statistica. Capita una volta ogni qualche centinaio, capita che uno di questi oggetti è una galassia come queste ellittiche rosse, ma sono poche ad alta distanza, a grande distanza, e sono rare, non solo, ma scompaiono perché proprio non si sono ancora, le stelle stavano ancora formandosi, quindi quello è il motivo per cui sono sempre, quasi sempre blu questi archi. Bene, ringraziamo ancora il professor Rosati. Lui è un astrofilo, quello che mi ha fatto la domanda alla fine è un astrofilo che conosco molto, bravo, e Gino lo conosce. No, giusto, giustamente. Cioè, quando ho visto alzare ho fatto oddio adesso. Sono andato un po' lungo, insomma, pensi che sia stato il taglio giusto? Bellissimo, bellissimo.